punto mi sa che solo tu puoi fare qualcosa. Qua siamo messi proprio male, ma male, male, male. Non so, pago il biglietto con la squadra, qualcosina, casomai prima del safari. Solo tu ci puoi pensare a sto punto. Sigla. Salti, crash, colpi di scena a non finire e non solo. Questo è stato il Rally Italia-Sardegna 2021. Sono state emozioni forti quelle vissute in questo weekend. Abbiamo avuto il piacere di commentare insieme la... Molto forti, 57esima vittoria di scena di World Rally Championship. E purtroppo ancora una volta la debatta di... che butta all'aria un rally che sembrava già vinto. Sembra il copione del video dell'altra volta. Gli primi che vede la doppietta di Toyota, conoscete Evans, mentre sul pezzo che viene del podio risale il belga Thierry Neuville. E dobbiamo dire, torno un po' serio, dai, ci sta. Comunque è stato un rally bellissimo. Le emozioni sono state forti. Sono state troppo forti, forse. Soprattutto per i tifosi Hyundai, però. Ci siamo ritrovati a commentare una sorta di Portogallo 2.0. Sì, no, non una sorta, un rally Portogallo 2.0. Le paleoliche, eh? Però io vorrei fare un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno seguito in live. Numeri assurdi, più di 3.500 persone. Nel totale del nel totale delle live, persone raggiunte, quindi un super. Tanti iscritti su YouTube. Tanti iscritti, quindi ne approfittiamo, lo facciamo adesso, così non lo facciamo dopo, naturalmente saremo rapidissimi. Iscrivetevi a questa bellissima lista di canali, guardate quanto sono belle, ce ne sono tantissimi. E ci vedremo molto presto per il rally del Kenya. Purtroppo la programmazione sarà un po' ridotta, però ci siamo. Ma adesso catapultiamoci a vedere cosa è successo nelle varie giornate. Inizia proprio il venerdì, si apre con un solo team a farla da padrone, Hyundai, anzi un solo pilota, Ott Tanak. Infatti quest'ultimo, come un martello su un incudine, inizia a sfornare tempi da paura e mette tutti in riga. L'unico che sembrava potesse tenergli testa viene messo fuori da un guasto tecnico. Stiamo parlando del classe 2000 Cal Rovanpera. Un Cal Rovanpera che sembra un po' faccia parte del team Hyundai, visto che questi ultimi tre rally non gli sono stati favorevoli. Purtroppo al Croazia un crash nella prima prova, colpa sua, però poi due guasti meccanici che l'hanno costretto a ritiro, quindi a saltare delle prove, tornare in un super rally. Viene anche lui quindi da un periodo bruttino, proprio che compirà gli anni, se non sbaglio, a ottobre. Sì, i primi di ottobre. A proposito di compleanni, questo è un video particolare perché sarà l'ultimo con Salvatore non penalmente perseguibile, quindi adesso qui potrei dire un'infinità di cattiverie, ma non lo farò. Finalmente denunciarlo e lasciar libero il canale a qualcun altro che si potrebbe affiancare. Crediamoci, vi ricordiamo che stiamo cercando un sostituto per Paolo Sinavi, iscriveteci nei social, ve li abbiamo detti prima. Quindi la giornata, diciamo seri, si conclude con Tanak che ha in mano un rally, e con Hyundai che fa paura con 5 vittorie di Tanak, due per Sordo e una condivisa tra Sordo e Nivi, che quindi chiudono appaiati. Vi ricordavo quindi che il venerdì si sono corse 8 prove, tutte Hyundai. Il sabato vede il risveglio di Roger, ma il vero colpo di scena è per Ott Tanak, che ancora una volta, a causa di una roccia, vede la rottura di una delle sue sospensioni ed è costretto così al ritiro, lasciando la leadership a Sebastian Ogier. Ma che sabato è per Hyundai se non si ritirano almeno due macchine! Che infatti nella SS15 Sordo si ribalta ed è costretto a ritirarsi. Mamma mia, signori, il sabato per Hyundai, ormai l'abbiamo detto, serve un viaggio a Lourdes, perché qua altrimenti non se ne esce. Abbiamo visto proprio Adamo come ogni sabato sera in Portogallo e in Sardegna deve commentare una debacle di una squadra che
sembra essere in difficoltà, sembra essere anche sufficientemente fragile, non solo dal punto di vista aerodinamico, ma anche all'interno esterno, per i Kenya Salvatore sistemino sì, qualcosa. Sì, prendano qualcosa di mettano. L'avevamo detto venerdì, sì. Perché venerdì Neville aveva colpito a destra, avevamo detto appunto. Mi sembra che abbia resistito. Però manco a dirlo. Ci siamo, Lourdes è nella zona meridionale della Francia, siamo sui Pirenei della Francia meridionale, c'è un altro signore, c'è un altro signore nato a Gap, stiamo parlando di Sébastien Ogier, perché Ogier come un professore lì, come un falco, come un avvoltoio pronto ad a catapultarsi sulla preda, era lì, aspettava solo l'errore, l'esperienza l'ha aiutato, nel venerdì ha fatto difficoltà perché comunque arriva la strada, non è facile pulire la strada al Rally di Sardegna, eppure ha perso pochissimo, era lì cattivo, ha visto prima salta Tanak, poi salta solo, come un chiude la giornata in testa era lì, giornata. Aspettava come un falco, chiude la giornata in testa alla classifica, vai avanti tu adesso. E dai, quindi passiamo alla domenica, e la domenica purtroppo vede tutti i piloti, ah scusate non ci siamo. Ma nel sabato si era ritirato anche da Skrismet, quindi una prova che ha fatto ritirare tanti piloti. Non l'abbiamo anche detto, guarda, ci stiamo dimenticando di una cosa importante. Purtroppo di Mosuri nella prima prova si è ritirato, però aspetta, no, mi sono ricordato, ne parlavamo nelle pagelle. Ne parlavamo delle pagelle, comunque Francisco. La domenica. Scusa, Francisco, vai di via. Bellissimo. La domenica purtroppo vede tutti i piloti nella gestione delle gomme in vista della Power Stage. E quindi nessuno di questi ha spinto prima dell'ultima prova. E beh, questo è stato uno delle maggiori fonti di dibattito delle nostre live, soprattutto nell'ultima giornata. E diciamo, è giusto correrle? Alla fine molti piloti, soprattutto chi è una posizione in classifica cristallizzata, mantiene tutto, tutte le gomme di spano, per poi dare spano, tutto per tutto. Tu ti sei espresso molte volte a favore, assolutamente, perché rende, tiene lo spettacolo aperto, cioè lascia un rally che magari è chiuso, tipo questo, che era arrivato a 30 secondi all'ultima prova, lo lascia comunque aperto, perché comunque è vero nelle prove precedenti non c'è una sorta di processione, ma in quelle successive, cioè nell'ultima, nella Power Stage, uno si aspetta poi il grande spettacolo che poi realmente abbiamo avuto anche oggi. Sì, assolutamente, poi c'era comunque il dibattito, è giusto il Super Rally o no? Se non ci fosse stato il Super Rally, alla fine ne vedevamo 4 di WRC Plus all'arrivo. Assolutamente, quindi anche quello è una... È un pregio soprattutto perché aiuta quei piloti che altrimenti avrebbero visto portarsi a casa praticamente zero punti. E quindi nella Power Stage siamo stati ricompensati di questa attesa che abbiamo visto nella SS16, nella 17, nella 18 e nella 19. E quindi che sono state a tratti soporifere, si può dire. E in questa, nella Power Stage, una SS20 innovativa perché non c'era mai stata, era una prova nuova, la Gentoo Santa Teresa. Tra l'altro ci è mancato molto anche, abbiamo detto più volte in live, la Power Stage dello scorso anno. L'anno scorso è stata bellissima, però anche quest'anno devo dire che non è stata assolutamente... Tutte le prove. Non era assolutamente brutta, forse un gradino in meno, però lì la stessa leggendiera era aiutata anche dal tempo, dal sei sul mare. Sole, sì. Però comunque è rimasta una bellissima prova e ad aggiudicarsela dopo una accesissima battaglia è stato il belga Thierry Neuville, che aveva vinto anche la SS18 come da tradizione, si può dire. Da segnalare però i danni causati dalla Water Splash, che ha causato lo stallonamento del motore a diversi In particolare nella Wolf Power Stage stavo per costare caro a ad Elfyn Evans, in particolare anche a Takamoto Katsuta, che però aveva un discreto vantaggio, un notevole vantaggio sul quinto, che era Yari Uttunen. Anche se non ero su ma diciamo proprio ad Evans, per fortuna che aveva quel vantaggio di 30 secondi grazie anche ai problemi di Neville nel venerdì, che aveva colpito, aveva squattato la gomma, quindi era andato a perdere quella ventina di secondi, però diciamo che gli ha rischiato tantissimo e Ogier non si è limitato, ha detto era una cosa assolutamente inutile, ha fatto solo danni. Sì, infatti si è esposto con lui a fine prova, ha detto era pericoloso, mi ha inutile. Ma sì, se ricordiamo anche nel sabato è successo ad esempio a Denis Ordo, che in un Water Splash, anche uno dei più famosi,
si era bloccato lì come tanti piloti, aveva danneggiato il frontale della sua Hyundai, ma soprattutto aveva lasciato lì il posteriore di tutto il paraurti. Evans è arrivato anche in modo incredibilmente aggressivo in quel World Series. Sì. Vabbè, però andiamo avanti. Avendo concluso quindi Salvatore il discorso, adesso andiamo avanti e andiamo a vedere i vincitori delle varie stage, quindi una classifica da chi ha vinto di più a chi ha vinto meno stage. Iniziamo con l'Octanac, che ha vinto ben 6 prove, la SS1, la 2, la 3, la 4, la 5 e la 9. Secondo in questa speciale classifica che siamo andati a creare, scusate, piccolo ruttino, che sono riuscito a mantenere, Sebastiano Cecco con 5 prove vinte, la 10, la 12, la 13, la 14, la 15. Con 4 prove, terzo Elfyn Evans con la SS11, la SS16, 17 e 19. Poi a pari punti, cioè in questa cosa speciale classifica, 4, con 4 prove speciali vinte al quarto posto della nostra classifica troviamo due piloti Hyundai, ovvero Thierry Neuville e Denis Ordo, entrambi con 3 prove. La SS6, la 7 e la 8 per Denis Sordo, attenzione che la 8 l'hanno vinta insieme, mentre per Neuville la SS8 un combo con Denis Sordo, la 18 e la 20 vinte insieme perché avevano lo stesso tempo. Sì, avevano probabilmente lo stesso tempo, ormai come da tradizione Thierry Neuville vince la 18esima prova, quindi noi abbiamo fatto un piccolo meme tradition con come Valtteri Bottas, che tra l'altro non rinnoverà probabilmente come Mercedes prossimo anno. Quindi diciamo che questo è stato un weekend di grandi, grande motorsport, 24 ore del Nürburgring. Posso dirlo, grandi emozioni anche dal punto, Marquez è ricaduto di nuovo, non ha concluso di troppo la gara, purtroppo. Ma la grande emozione è quella di aver visto Leclerc lì, Vettel arrivare secondo, la gara Gasly terzo, Perez primo, e quindi chiudiamo qui la parentesi. La seconda volta nella rappa della Fabio più tipica non ci sono le Mercedes a podio. Quindi attenzione, non c'erano nemmeno appunti, non c'erano le Mercedes, però torniamo a noi. In grande sport c'era anche la moto. Per quanto riguarda tutto il resto, Motorsport City vi aspetto in settimana perché tratteremo quello che stiamo dicendo adesso in quel video. E mi dicevano che ci sarà anche la Indy 500 che si è corsa settimana scorsa, ma è una delle tre grandi gare che non vanno mai evitate, che non vanno assolutamente messa. Ci siamo con la Indy 500, 24 ore di Le Mans e il Gran Premio di Monte Carlo per la Formula 1. Però torniamo a noi, andiamo a vedere le pagelle. Iniziamo subito con Sebastiano Ogier 9. Assolutamente un predatore, un professore, sempre lì, come ad un'interrogazione, lui il professore aspetta che tu sappia tutto e poi quando c'è quell'argomento che tu non sai arriva lì con la domanda cattiva, cattivissima, ti mette due. Evans 8 e mezzo, nuovo modo celere, bravo, bravissimo, sempre costante, pochi errori, peccato per quel problemino nella power stage, però è sempre lì e questa volta abbiamo visto a spingere anche un po' di più. Neville 7 e mezzo, bravo, torna al podio anche purtroppo per le sventure dei suoi compagni di squadra, ma c'è da migliorare, il feeling è mancato per tutto il weekend. Roman per la 7 e mezzo, purtroppo sfortunato questo ragazzo, però ci ha dimostrato ancora una volta di essere molto molto veloce. Hanno saltato Takamoto 8, bravo, questo è il nostro pilota preferito, piace a tutti, non c'è nessuno che odia Takamoto Katsuta. E comunque la sua parabola è in continua ascesa. Tocco ferro per sicurezza perché non vuole gufarlo. Sordo 6 e mezzo. Sordo, oh, beh, non volevo finire Takamoto, è arrivato quarto. Sordo 6 e mezzo, stavolta ha fatto difficoltà, è uno di quelli che sta subendo questo passaggio Pirelli Michelle e poi l'errore. E Tanak 7 e mezzo. Tanak 7 e mezzo, anche lui ancora una volta sfortunato, tra gli altrimenti l'avrebbe vinto. 6 e mezzo per Greensmith. Greensmith, bravo ragazzo, questa volta non un bellissimo rally, comunque anche lui in crescita. Sunile, non Sunile. 4 e mezzo, doveva dimostrare di essere lì, doveva essere il migliore, invece si ritira nella prima prova, poi tante difficoltà, molto spesso anche dietro a Grisby. 4 e mezzo anche per Loubet. Non finisce un rally da gennaio, erano lì per fare esperienza, per comunque cercare di provare di portare avanti la vettura dello stesso. Stiamo andando piano per provare a trovare il film, però niente, sono stati costretti ancora una volta di dico. Rally assolutamente da dimenticare anche per lui. Andiamo con Ottoni. Questo ragazzo ha debutto nel VRC2, una unica Hyundai superstite delle tre che avrebbero dovuto partecipare, purtroppo Grugnola non ha potuto partecipare, neanche uno del suo team, risultato positivo, COVID. Baby, Covid, squalifica di 6 mesi, comunque bravo, bravissimo, si è tenuto dietro Rosberg.
E poi andiamo avanti, salto Osberg perché vorrei riflettere un attimo su di lui, andiamo con Russell. Russell vince il WRC3 e è stato bravissimo, vittoria anche lì, ma in discussione. Osberg 8,5, non avevo tenuto conto dell'odore di quello che è successo con la situazione della multa, però. Secondo me anche con la multa è assolutamente un 8,5, rally sfortunatissimo, il suo tante forature, alla fine ci sta. Lo sfogo nei confronti di Pirelli che ha avuto molte difficoltà a questa linea, ci sta, comunque devono sviluppare, secondo me sono solamente al secondo evento, come che comunque nascono quasi praticamente da zero, quindi ci sta, però non sarei neanche andato ad intervistare certi piloti. Io capisco le situazioni, Tanak è uno di quelli che quando sì, se ne va anche Rovantara, quindi ci sta lo sfogo e lo capiamo assolutamente. Passiamo a vedere allora le tangenti dei costruttori. Inizio subito di vedere con il team Toyota che prende un bel 8. Quest'anno il tuffo tocca a loro nel mare, hanno fatto un bellissimo tuffo, hanno un bellissimo cigno e ancora una volta sembravano in difficoltà e il rally gliel'ha regalato Hyundai 6. Sì, questa volta non ci sono stati quasi tecnici, è stata colpa dei piloti, sì, un po' la fragilità della Hyundai, ma questo si sa, però dai, purtroppo i piloti fanno parte del team. Rinforziamo la macchina. Portateli a Lourdes, ve prego. Portateli a Lourdes. Proprio il motto del libro, un tantino. Ford 5,5. Venivano da un rally, quello del Portogallo, stupendo, ottimi risultati nel WRC, nel WRC2, tutti felici e contenti, e poi arriva questo rally del Sardegna, sabato anche per loro da dimenticare, 3 ritiri, portata a Lourdes anche loro. No, loro vanno direttamente in Terra Santa, ma qualcuno a Cascia, la Santa Rita, la Santa dei casi impossibili, però piano piano. Facciamoci fare il tour, casomai. Tour 2022, no, 2021, approfittiamo adesso. Passiamo avanti, passiamo oltre e andiamo a parlare, secondo me, del WRC2. Un WRC2, vado io, vai tu, che ha visto la vittoria e l'esordio di Pegari Uttunen, che si è reso protagonista insieme a Osberg di un bellissimo duello. Abbiamo già parlato di quel che è successo a Osberg e della sua multa. Da segnalare però il ritiro di Andreas Mikkelsen e la buona prestazione di Marco Bulacia. Sì, Matteo Bulacia ha fatto una bellissima prestazione, piccolo incidente nell'ultima prova, però assolutamente nelle ultime prove, scusate, però assolutamente niente di che. Passiamo a vedere cosa è successo nel WRC3, dove abbiamo avuto il dominio, come abbiamo visto anche nelle pagelle di Russell sul sito del C3 Rally 2. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle classifiche del mondiale e notiamo subito balza all'occhio che Ogier inizia a creare un po' di gap con il gap come sì, secondo. E infatti adesso sono 11 i suoi punti di vantaggio nei confronti di Evans, più staccato a soli 77 punti la coppia Neville di Dage. Mentre nei costruttori possiamo vedere che vola la Toyota, che adesso ha 49 punti di vantaggio nei confronti di Hyundai. E quindi si conclude così questa parentesi. Però prima di concludere c'è una cosa che stavamo per dimenticarci: voto all'evento. Ancora una volta. Stupendo, assolutamente un rally bellissimo. Tante difficoltà. È il rally di Sardegna, uno dei rally più difficili. Gli scenari sono stati stupendi, i tifosi stupendi, le premiazioni stupende. Quindi io mi sento di dare un bellissimo 8,5. Ci pensavo anch'io e sì, spettacolare, sicurezza al top, qualche errore ad esempio in quella pozzanghera, in quella prova, però un rally tutto sommato bello, per non andare, io vorrei dare 8, però poi usciremo un 8 più e non lo voglio. No, 8 più che poi sarò con 8,5. Quindi diamogli un 8,5 perché alla fine qualcosetta ancora, però 8,5 ci sta e si posiziona quindi nella nostra classifica. Al secondo posto. Secondo posto. Classifica, noi abbiamo stilato, quindi ci dimenticheremo sicuro. Io lo dico più volte, stiliamo una classifica. No, ma Salvatore, ci siamo, no, ci lo ricordo. Siamo. Lui da no, ci siamo. Li ricordiamo che al momento in testa la classifica c'è Rally Arctic Finlandia con 9, poi al momento Sardegna 8,5, poi Monte Carlo
con 8 e poi a pari punti con 7.5 Portogallo-Croazia. Però dobbiamo stilare, dobbiamo scriverci la stessa classifica. Prima o poi la scriveremo. In Giappone arriviamo, che il Giappone è il rally più bello in assoluto al mondo. Potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. E quindi passiamo a vedere cosa è successo in Italia. Torniamo nel nostro territorio. Anche se c'è una mamma. Torniamo nel più piccolo del nostro territorio. Sarà abituato. Tipo, ma io sono sardo, sì, ma ora vivi in Italia. Capito? L'ho letto oggi un meme, proprio così. Cioè, Mauro, sì, Mauro. Paolo ha problemi con i meme, signori, le fate di Instagram, le fate di Facebook, vi do il nome, bloccate, lo fate quello che vuoi. Io sono della Sardegna, ma ora vivo in Italia. Vabbè, quindi andiamo un po' più nel piccolo, anche se tra questi c'è anche il grande, ma comunque andiamo a dire i corsi in Italia per le varie categorie. E iniziamo, Salvatore, con il Rally del Taro, valevole per l'International Rally Championship. A vincere è stato Mauro, è stato Mieres, DS3, WRC. A trionfare nel Rally Italia-Sardegna, valevole per come campionato italiano Rally Terra, è stato su Skoda Andreucci, Paolo Andreucci. Sì, Paolo Andreucci che si rifà dopo i problemi nel primo appuntamento. Io comunque segnalerei l'ottima prestazione di Umberto Scandola, che si conferma secondo. Purtroppo una delle polemiche è stata fatta al campionato italiano Rally Terra, che correva solo 70 km del Rally Italia-Sardegna. E quindi andiamo a concludere questa nostra lista di rally che si sono corsi con il Rally degli Abeti, volevo vedere il Coppa Rally Zona 6, che si è corso in concomitanza con il Rally Italia-Sardegna, Coppa del campionato italiano Rally Terra, WRC, tutto Rally di Sardegna. Ma chi ha vinto? E a vincere è stato Gasparetti su Skoda Fabia R5. Il Rally del Taro, ho dimenticato di dirlo, mi prendi assumo le piene responsabilità del corso nell'ultimo weekend di maggio. E quindi così si conclude anche questo nostro appuntamento per il post-WRC Italia-Sardegna. E i social li abbiamo ricordati, sicuramente. Speriamo di aver fatto un ottimo lavoro in questo weekend. Io mi sento in dovere di ringraziare ancora una volta tutti quelli che ci hanno seguito in questi 3 giorni di live non stop, quasi non stop, tranne per qualche problema WRC Plus proprio, e Parrocchia Santa Maggiore che ci offre sempre le spazio. Esatto, vi ricordiamo naturalmente, raccomandazioni, manteniamo ancora per un po' il distanziamento sociale, le mascherine, le igienizzate, quindi che dirvi? No, posso dire solo un'altra cosa? Vaccino. No, non riguarda la Cina, okay, riguarda noi che abbiamo un altro progetto, ah, sì, che è quello del rally sul campo, diciamo, finalmente dopo un anno e mezzo si va sul campo, saremo per il Terre di Argine. Un anno e mezzo preciso, 13 gennaio, 13 giugno, proprio qua. Quindi il 13 giugno saremo a Rally Terre di Argine, se ci sarà connessione internet. Lavoreremo per mandare live le prove su Instagram e poi un'altra cosa che faremo saranno degli splendidi video che si inseriranno in una nuova rubrica qui su YouTube con i più bei passaggi, si dice. Sì, i migliori passaggi, si può dire, i migliori video di rally che andremo a comporre, forse ci metteremo anche altri video come ci fatti. E basta. Questo che dire è da Paolo, adesso è vero, da Paolo e da Salvatore. Ciao ragazzi, ciao. Statevi a Lourdes. Ci mettiamo la canzoncina Ave Maria. Si buffa.